Uno degli aspetti da chiarire nell'ambito dell'indagine sulla morte di Liliana è l'orario effettivo delle telecamere che l'hanno inquadrata quella mattina. L'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope e difensore di Sergio Resinovic, ha sempre sottolineato l'importanza degli orari delle telecamere nell'ambito della vicenda legata alla scomparsa e al ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovic, pensionata di Trieste. La donna è scomparsa il 14 dicembre 2021 e il suo corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto. Per Gentile, gli orari registrati dalle telecamere rivestono un ruolo cruciale, in quanto potrebbero contraddire la ricostruzione fornita dalla Procura di Trieste durante la prima fase delle indagini, offrendo così una nuova prospettiva sulla storia di Liliana. Inizialmente gli inquirenti avevano proposto l'archiviazione del caso come suicidio, ma la famiglia della pensionata ha presentato un ricorso, accettato poi dal giudice, che ha ordinato ulteriori approfondimenti, ancora in corso e incentrati anche sull'analisi delle registrazioni delle telecamere. In merito a questo aspetto, Gabriella Micheli, amica di Liliana, ha recentemente fornito la sua testimonianza. La mattina del 14 dicembre 2021, Liliana percorse la stessa strada di Gabriella. Alle 8:43, le telecamere della scuola di polizia registrarono Liliana in via Damiano Chiesa. Due minuti dopo, la stessa telecamera catturò il passaggio di Gabriella. Nonostante ciò, le due amiche non si incrociarono, poiché Liliana procedeva a passo spedito. Gabriella ha ricordato: «Avevo scaricato sul cellulare un'applicazione che monitora l'attività sportiva. Uscii di casa alle 8:41, lei qualche minuto prima. Alle 8:50, la telecamera di un autobus riprese la figura di una donna che attraversava Piazzale Gioberti. Gli inquirenti ritenevano fosse Liliana, diretta verso il boschetto per compiere un gesto estremo. Tuttavia, qualcosa non quadra. Innanzitutto, non c'è certezza che quella figura fosse Liliana, dato che le immagini sono sfocate e fuori fuoco. In secondo luogo, il tragitto da via Damiano Chiesa a Piazzale Gioberti richiede un paio di minuti, non 7. Di fronte a questa questione sollevata, la procura ha risposto affermando che l'orologio della telecamera della scuola di polizia segnava un orario errato. L'orario sarebbe stato indietro di 5 minuti. Di conseguenza, secondo gli inquirenti, Liliana sarebbe passata di lì alle 8:48 e non alle 8:43. Così i tempi coinciderebbero. Tuttavia l'avvocato Gentile non accetta questa spiegazione. Abbiamo chiesto al giudice di fare una verifica su questi fantomatici 5 minuti. Non riusciamo a capire il perché di questo spostamento in avanti dell'orario. Insomma, la famiglia di Liliana desidera ottenere chiarezza sulla questione. Se gli orari delle telecamere risultassero corretti, la donna ripresa dalla telecamera del bus molto probabilmente non era Liliana. La donna stava camminando a passo spedito e non avrebbe potuto impiegare 7 minuti per percorrere un tragitto normalmente coperto in 2 minuti. Quindi la verifica degli orari delle telecamere risulta fondamentale. Ancora più cruciale è stato l'esame della salma di Resinovic, riesumata martedì 13. I resti sono già a Milano e sono stati sottoposti all'analisi della dottoressa Cristina Cattaneo. Il punto di vista della procura, che propende per un suicidio, potrebbe essere rivisto. Il fratello Sergio, la cugina Silvia, gli amici e l'amante Claudio Sterpin sono convinti che Liliana sia stata assassinata. Sergio e Claudio sostengono che la donna sia stata picchiata a morte. Secondo loro, le lesioni sul viso sono incompatibili con un gesto volontario. Hanno ragione?